In relazione alle recenti attività di certificazione dell'ENAC e di accordi finalizzati a consentire l'utilizzo di mezzi a pilotaggio remoto in operazioni non a vista, abbiamo incontrato l'ingegnere Alessandro Cardi, Special Advisor del presidente dell'ENAC. Questa legislazione, come altre, pone le basi per traguardare un prossimo futuro che è già iniziato con la sottoscrizione da parte dell'ENAC di una convenzione con ENAV per lavorare insieme sulla identificazione dei fattori abilitanti per consentire le operazioni in beyond line of sight, quindi andando oltre gli attuali limiti della regolamentazione, consentendo quindi operazioni ad elevato valore aggiunto, quali quelle che si possono condurre per operazioni che guardano le grandi aziende e quelle operazioni particolari dove il drone non può essere a vista. Vale sia per quanto riguarda ad esempio le prestazioni per gli operatori di linee, dove le linee sono molto diffuse sul territorio, linee ferroviarie, linee di potenza e quant'altro, come pure alle condizioni di emergenza, alle condizioni di soccorso, dove bisogna andare oltre quello che è il limite della vista per poter portare soccorso e utilizzare pienamente la flessibilità che questi mezzi oggi ci pongono. Ecco, questo del Beyond Line of Sight, che è una frontiera per tutti quanti, in Europa tuttora non c'è alcuna regolamentazione che lo preveda, è per noi un impegno importantissimo e riteniamo che l'avvio dei lavori con ENAV, dove ci faremo carico anche di coinvolgere i grandi player, operatori o soggetti istituzionali che hanno già esperienze importanti in questo settore, per poter definire quell'insieme di previsioni, condizioni e requisiti di sicurezza per consentire queste operazioni, possibilmente tra i primi paesi al mondo, in modo da dare alla nostra industria, al nostro paese, delle risposte che la grande flessibilità di questi mezzi oggi consentono, da poterlo fare in maniera sicura sia per gli utenti dello spazio aereo e soprattutto per i sorvolati che non devono essere esposti a rischi non accettabili. Ingegner Cardi, sempre in merito alle attività di certificazione dell'ente, può fornirci qualche dettaglio sulla certificazione del drone Colibrì prodotto dalla società EDS? Beh, grazie della domanda, è un piacere poter rispondere che finalmente oggi riusciamo a dare una risposta a un requisito regolamentare che avevamo introdotto proprio per supportare l'industria nazionale. In effetti la certificazione di progetto è una certificazione fruibile solo da parte dei costruttori, serve per dare all'industria nazionale diciamo dei progettisti e quindi della costruzione uno strumento in più per certificare una volta e per tutte alcune caratteristiche prestazionali di rispondenza al nostro regolamento. Con la certificazione di progetto di fatto noi riconosciamo al costruttore non solo la conformità che quel progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti nel regolamento, ma anche la capacità di riprodurlo e commercializzarlo direttamente con una propria dichiarazione di conformità a questa certificazione di progetto, in modo anche da agevolare gli operatori che nell'acquisto di un drone certificato trovano vantaggio non dovendo più dimostrare di per sé, volta per volta, particolari caratteristiche di prestazione già precedentemente e preventivamente certificate dal costruttore. Quindi è un'agevolazione per il mercato, sia per quanto attiene all'industria nazionale di produzione, sia per quanto attiene agli operatori che utilizzano questi prodotti.